Puntata numero 9 qui a un caffè fuori campo, come ogni mercoledì dal Dama 3. Anche quest'oggi in apertura parliamo di Serie D e di Bra, perché il Bra è stato protagonista di sicuramente una grande impresa sul campo della Prosettimo Eureka e adesso comincia a sognare veramente posizionamenti e obiettivi importanti nel campionato di Serie D. Noi della partita vinta 2-1 dai giallorossi parliamo con capitan Giacomo Chiazzolino, che è venuto a trovarci. Buonasera, buonasera a tutti. Ovviamente in postazione dati come sempre Andrea Rubiolo, eccolo lì. Allora, cominciamo parlando della partita, poi faremo un po' un quadro generale di questo vostro ottimo momento di forma. Siete ormai in serie positiva, una serie positiva veramente molto lunga e importante. Gran colpo sicuramente in casa della Prosettimo Eureka, anche stringendo i denti perché avete chiuso in inferiorità numerica e siete comunque riusciti a tenere i tre punti fino alla fine. Allora, che partita è stata? Sicuramente potrebbe essere una svolta importante nel corso della vostra stagione. Sì, è stata una partita a due facce, perché il primo tempo secondo me abbiamo dimostrato di avere un gioco ottimo, andando in vantaggio e raddoppiando, mentre il secondo, appunto, in inferiorità abbiamo dimostrato di essere una squadra che riesce a tenere un risultato così importante e quindi appunto ci dà la consapevolezza di poter affrontare questo campionato con magari occhi diversi rispetto all'inizio. Sì, anche perché appunto avere una continuità di risultati in un campionato come la Serie D è di un'importanza vitale, più certamente di fare gli exploit. Adesso vi trovate a meno 3 dalla vetta, una vetta che appunto è stata avvicinata pian piano, costantemente, ogni settimana, e domenica ci sarà uno scontro, sabato. Ci sarà uno scontro diretto contro il Sesto di Levante di importanza ancora maggiore. Però prima di parlare ancora del prossimo turno, andiamo a vedere quali sono stati i risultati di questa decima giornata del campionato di Serie D. Argentina Arma Borgomanero 2-1, Borgosesi Acqui 1-1, Calciochieri Lavagnese 0-0, Dertona Cuneo 1-1, e poi parleremo anche dei biancorossi e del nuovo mister Iacolino. Novara Val d'Aosta 2-2, Prosettimo Eureka Bra 1-2, Rapallo Bogliasco Caronese 0-2, San Colombano Vado 2-2, Sestri Levante oltre Povoghera 0-1, Sporting Bellinzago Asti 3-1. La classifica che vede la coppia Lavagnese Sporting Bellinzago in vetta 22 punti, seguito da Sestri Levante Caronese 21, Bra Prosettimo Eureka 19, oltre Povoghera 18, Vado 15. Borgosesia, Cuneo, Chieri 14, Argentina Arma 13, Asti e Acqui a 12, Novese 11, Dertone e San Colombano 9, Rapallo Bogliasco 6, chiudono Borgomanero e San Cristof Valle d'Aosta a quota 4 punti. Allora, parlavamo l'altra settimana con il tuo mister, con mister Gardano, e facciamo notare che il Bra è il miglior attacco e un po' controordine a quello che lui pensa, la difesa ha subito addirittura 16 gol. Com'è questa sensazione anche all'interno della squadra? Perché appunto è vero avere un attacco stellare che vanno tutti in gol come Banegas, De Peralta, Vutai, Varvelli, però quando mancano loro arriva la doppietta del capitano che sistema tutti e mantiene un pochino le gerarchie. Allora, innanzitutto una doppietta, penso che non avrai fatte tante in vita tua di doppietta. Assolutamente. Allora, una doppietta un po' particolare. Adesso mi dici che si può vedere il campionato in un'altra ottica, quella dei playoff o addirittura qualcosina in più? Ma io credo, dicendo di vedere il campionato con un'altra ottica,
è riferito al, appunto alla consapevolezza di avere dei mezzi importanti in squadra. Poi bisogna comunque sempre scendere in campo con umiltà, perché io penso che il primo obiettivo sia la salvezza, questo è un punto fermo, quindi ragioniamo su quel lato lì e poi vedremo una volta raggiunta la salvezza, prima possibile come si spera, cosa potrà uscire fuori di questa annata. Sì, da parte tua un profilo basso, anche perché tu sei l'unico reduce dell'annata in Lega Pro che ha portato tanti dolori alla piazza giallorossa, quindi sicuramente essere adesso in una zona di classifica molto buona è importante anche per l'ambiente, perché è un ambiente che aveva bisogno sicuramente di riprendersi dopo un anno tremendo a livello proprio di risultati, con un ultimo posto netto in Lega Pro, un Bra che probabilmente ha anche pagato l'inesperienza della categoria. Adesso essere lì per voi aiuta. Certo, io penso che appunto abbia lasciato il segno, un segno in maniera negativa magari la stagione scorsa. E questo risultati, i risultati che stiamo facendo adesso secondo me stanno anche facendo venire un po' di carica ai tifosi, e vedo che ogni domenica c'è sempre qualche persona in più e questo fa molto piacere alla squadra in primis e poi alla dirigenza, al presidente e a tutta appunto la città di Bra. E domenica scorsa appunto nel Prosettimo in Eureka avete ritrovato un vecchio compagno, grande protagonista della cavalcata vittoriosa della Serie D di 2 anni fa, ovvero Marco Dalla Costa, ben sostituito quest'anno direi dal DS Bruno Cavallo. Come l'hai trovato? Nel senso, è sempre pedina importante per qualsiasi squadra un giocatore come Dalla Costa. Sì, secondo me ha fatto un'ottima gara, gli è mancato solo il gol perché è stato pericoloso un paio di volte. È un giocatore che io stimo perché l'anno scorso, secondo me, nonostante l'andamento, ha fatto discretamente bene. E quindi lo reputo un giocatore valido sia per la categoria ma anche per magari categorie più importanti. Anche perché è rimasto l'anno scorso nella sessione di mercato invernale, quando la nave già, diciamo, imbarcava un po' d'acqua, un po' tanta, e lui è rimasto nonostante tante richieste sia da un'altra Serie D che altre Lega Pro. Sì, sì, no, penso che era legato alla squadra, al mister, al direttore, quindi è rimasto nonostante i problemi in maniera volentieri, quindi ripeto, è un giocatore che fa invidia un po' a tutte le squadre, credo, perché è un ottimo attaccante. Allora, prima di continuare questa chiacchierata e anche poi scoprendo i motivi che ti hanno convinto a rimanere poi a Bra dopo veramente una stagione molto difficile, torniamo un attimo a domenica, perché buon Carlo Cerutti ha raccolto le voci di il commento di mister Gardano dopo la partita, e con le sue parole poi torniamo a parlare con Giacomo. Termine della partita disputata dal Bra, siamo con mister Massimo Gardano. Allora mister, oggi è arrivata una vittoria pesantissima contro la Prosettimo, se l'aspettava? Se devo essere sincero, sì, abbiamo lavorato per questo. E in queste partite qua c'è un po' la componente che comunque conosci bene le squadre avversarie, essendo giocatori comunque locali, in questo caso qua anche più di qualcuno l'avevo anche allenato, quindi cerchi di sfruttare un po' questo aspetto. Però credo che, come dico sempre io, tu provi, tutto è andato un po' come i nostri migliori sogni settimanali si auspicavano. Tu provi a dare delle informazioni, delle idee, però alla fine conta sempre l'interlocutore che deve capire quello che tu vuoi. Credo che oggi, ma soprattutto in tutta la settimana, ciao Beppe, l'interlocutore è stato di altissimo livello, che i ragazzi hanno capito, hanno interpretato bene le nostre richieste. Ecco, non solo a detta del sottoscritto, ma a detta di molti, oggi è stata la partita del capolavoro di Gardano e Fornello. Questo cambio di modulo, lo stesso mister avversario ha detto non ce l'aspettavamo, siamo andati in difficoltà. Perché questa idea? Perché voleva creare maggiore filtro a centrocampo e avere una superiorità lì? No, perché volevamo mettere in difficoltà esternamente e ci siamo riusciti, perché Alberto Sella ha fatto una partita straordinaria fin quando ha avuto gamba, e Nicolini sulla destra allo stesso modo.
L'avevamo pensato così, capolavori non ce ne sono, i capolavori sono quando nascono i figli, quando trovi persone importanti nella vita, questi sono i capolavori. Abbiamo avuto un'idea, i ragazzi l'hanno sposata, gli è piaciuta e oggi ha detto bene. Ecco, in primi 20 minuti il bra sembrava veramente indiavolato, cos'è, una carica di adrenalina, per quale ragione? La ragione è che si vuole portare a termine un risultato, un progetto, c'è una voglia di essere protagonisti, c'è una voglia di voler far parlare di sé, c'è una voglia di far capire che ci siamo anche noi, c'è una voglia di stare al pari, provare a stare al pari con quelli che devono fare sicuramente dei numeri importanti in campionato, con quelli che stanno in alto, con quelli che hanno situazioni importanti alle spalle, c'è questa volontà qua. Ok, per chiudere, per evitare le solite cose, le dico subito, il Bra è quarto, a 3 punti dalla prima, poi l'Oltre Povoghera e poi c'è un buco, così almeno non mi può dire che non ha visto la classifica. Obiettivi cambiano o sempre partita per partita? Con oggi mancano 15 punti alla salvezza, credo, no, di più, 25 punti alla salvezza, quanti ne mancano, quindi ragioniamo in questo modo qua, che credo sia la strada che ci deve portare lontano. Ringraziamo il mister. E questo era mister Gardano, intervistato da Carlo Cerutti. Siamo di nuovo qui al Dama 3. Allora, parlavamo appunto dei motivi che ti hanno spinto a rimanere a Bra nonostante una retrocessione che poteva scombussolare un po' l'ambiente. Cosa ti ha spinto a rimanere qui, a sposare un progetto totalmente nuovo, con una nuova guida tecnica, con una nuova dirigenza? Ma è semplicissimo. Penso di aver trovato delle persone serie, perché di questi tempi trovare società valide e serie è molto difficile, e quindi la mia scelta non è stata difficile, ho sentito il mister, ho sentito il direttore Pontremoli, che comunque volevano che rimanessi, io in pochi giorni ho preso la decisione, sono rimasto volentieri, tutto qui. Andrea, ti sei incantato. No, allora io torno un attimo alla partita di domenica per una curiosità, perché domenica in tribuna c'era Baye Diagne, che è uno di quei giocatori che qua hanno lasciato, qua almeno a Bra ha lasciato il segno, perché è stato poi il capocannoniere di quella cavalcata, e subito si è parlato, no? Magari c'è un interessamento del Bra per Diagne, un Diagne di Arabia, ricordiamo, perché ha giocato in Arabia in queste Diagne d'Arabia, bella, bella. Perdoni. Non c'è stato nessun tipo di ammiccamento, tu che io detto. Non che lo io sappia, non lo conosco neanche personalmente, però non ho sentito niente di tutto ciò. Quindi. Solitamente la gente va negli Emirati, va per guadagnare dei grossi soldi. Dubito che in Serie D i rimborsi spese possano arrivare alle cifre del Qatar. Dov'è? Del Qatar, sì. Credo in Qatar. Sì, sì. Beh, Diagne, magari un sentimentale, decide di tornare. A Bra e rinunciare ai cash. Anche perché comunque in questo momento a livello offensivo penso che siate veramente straposto, no? Sì, penso che appunto il fatto che... Guarda che puoi parlare liberamente, perché De Peralta è andato via, era qua dietro le quinte ma non c'è più. No, penso che lo dimostra il fatto di essere il miglior attacco, penso che basti quello per dimostrare che i nostri attaccanti stanno facendo il proprio dovere. Allora, ti sei sbloccato? Sì, mi sono sbloccato. Mi dici Diagne d'Arabia, un po' di vergogna per i nostri telespettatori, devo anche provarla io. Quindi, allora, parlando invece dei vostri colleghi della provincia e di questo Cuneo, che ha cambiato allenatore di recente al posto di mister Riccardo Milani, che salutiamo di nuovo, è arrivato l'osannato Salvatore Iacolino ed è iniziata il Iacolino bis a Cuneo con un pareggio in casa del Dartone. Ah, innanzitutto il derby è già andato, finito 1-1, pareggio in extremis. Come hai visto questa squadra? Che possibilità hanno? Perché loro avevano ambizioni di vittoria del campionato. È normale che adesso stanno attraversando un momento difficile e capisco che non sia facile rimettersi in carreggiata, soprattutto dopo penso che una piazza pretenda tantissimo da questa squadra fatta appunto per vincere. Però col cambio di allenatore magari ci potrebbe essere un'iniezione di fiducia e
potrebbero riprendere tranquillamente, visto appunto la rosa, il percorso che era previsto, diciamo. Ti aspettavi che facessero così fatica e soprattutto ti aspettavi che il mister potesse saltare così dopo 9 giornate, comunque ancora, diciamo, ancora siamo ancora a inizio stagione, praticamente un terzo del campionato, oppure era sicuramente nell'aria dopo le ultime 2 sconfitte, però magari, ecco, così presto non ci si aspettava che si cambiasse rotta. Sì, infatti devo essere sincero, non me l'aspettavo, pensavo che il Cuneo potesse partire subito forte. Sì, un po' penso che in tanti non se l'aspettavano, quindi ripeto, è un campionato difficile, penso che non conti solo avere magari i nomi, conta il gruppo, conta le motivazioni, però ripeto, hanno tempo per riprendersi e dimostrare il proprio valore, diciamo. Anche perché si avvicina il mercato di riparazione e quindi qualcuno ci ha sempre un po' abituato a dei mercati scoppiettanti sulla carta. Certo, poi chiaro che il mister dovrà metterli in campo, però sicuramente qualcosa cambierà, conoscendo un pochino Iacolino. Sì, penso che ci saranno degli inserimenti soprattutto a centrocampo, perché lui vuole centrocampisti cazzuti, per usare un termine tecnico. Iacolino che sicuramente avrà le idee chiare sul mercato. A proposito di Iacolino, aspettando di avere di nuovo qualche ospite qui direttamente al Davantre da parte del Cuneo, che mancano da qualche settimana, noi vi proponiamo le dichiarazioni del post partita proprio dello stesso allenatore, che è stato intervistato da me medesimo in quel di Tortona. Che bravo quello lì, che bravo che sei. Vedi. E ha commentato appunto il pareggio con il Dertona, una gara che Cuneo ha giocato sicuramente molto bene, non è riuscito a sfruttare le tante occasioni avute soprattutto nel secondo tempo, è finita 1-1. Ecco le parole di mister Iacolino, poi torniamo qua al Damatre. Direttamente dallo stadio Coppi, dove il Cuneo ha pareggiato 1-1 con il Dertona, siamo qui con mister Iacolino per commentare questa gara. Allora, sicuramente prestazione buona, qualche rimpianto probabilmente per le occasioni fallite nel secondo tempo, complice anche un portiere avversario in grande stato di forma. Sicuramente comunque la prestazione è una prestazione positiva, anche perché comunque ricordiamolo, è arrivato, tornato qui a Cuneo da soli 5 giorni. Sì, direi, hai detto bene, prestazione buona, secondo me buona, risultato bugiardo, perché onestamente meritavamo di vincere. Abbiamo sbagliato parecchi gol, bravissimo il portiere loro, anzi mi dicono che non ha mai parato così bene e mi dispiace veramente. Però sono molto soddisfatto di questa prestazione, perché quando sono arrivato in settimana ho trovato una squadra un po' scarica, un po' demotivata. Invece oggi i ragazzi hanno giocato un'ottima partita, prestazione brillante, molto convincente. Sì, sicuramente qualche rimpianto c'è, anche perché in difesa non avete rischiato quasi nulla e avete subito gol in una mischia abbastanza casuale, furibonda su calcio d'angolo, quindi, però sicuramente la prova della retroguardia è stata una prova buona, importante. Guarda, potevamo prendere gol solo così, credimi. Guarda, infatti ieri con i ragazzi ne abbiamo parlato, sapevamo di questo loro giocatore Ottonello che batteva i calci d'angoli forti sul primo palo, purtroppo ci siamo cascati, però sono molto contento di questa prestazione. Da qui sono convinto che possiamo partire a fare un buon campionato. Ultima cosa, e diceva, ho trovato una squadra un po' demoralizzata, su cosa bisognerà lavorare, a parte appunto la fiducia e il morale, anche a livello tattico ci saranno delle modifiche, anche perché il gruppo è questo, magari poi ci saranno degli innesti, ma questo si vedrà più là. Ma oggi abbiamo giocato un 4-4-2 che solitamente non lo giocavano, mi dicevano che non giocavano 4-4-2, mi sembra che la squadra abbia fatto bene, ha tenuto molto bene il campo, abbiamo fatto un buon possesso palla, meno lanci lunghi rispetto al solito, forse così mi dicono. Però bene, dai, da qui possiamo partire, possiamo sicuramente inanellare dei risultati importanti, io ci credo, perché in questo campionato l'importante è non perdere, anche il punto di oggi può diventare importante. La prossima settimana si torna a Cuneo, c'è un pochetto di emozione per tornare a sedere su quella panchina che mancava da diverso tempo. Beh sì, sai, a Cuneo io sono stato bene, i
tifosi mi vogliono bene, io lo so, insomma, questo è ricambiato anche da me, però dai, vediamo di regalargli magari 3 punti che sarebbe un buon risultato, tanto per cominciare la prima gara del campionato in casa. E questo era Salvatore Iacolino dopo il pareggio del Cuneo con il D'Artona. Siamo di nuovo qui con Giacomo Chiazzolino. Allora, parliamo ancora un attimo del Cuneo, poi torniamo a parlare di Ebra e ci proiettiamo verso il futuro. Pensi che sia stata la mossa giusta quella di riprendere uno Iacolino che comunque era, come detto lui, osannato, ma che manca da un po' di tempo a questi livelli? Lui sicuramente ha un'esperienza infinita, ha vinto un sacco di campionati. Questa è la mossa giusta, forse anche per l'ambiente, per dare un po' di entusiasmo e serenità, cosa che negli ultimi 2 anni si è persa. Sì, penso che potrebbe essere la mossa giusta. Lui ha un curriculum che parla da solo, quindi anche su quello penso che la società abbia puntato e penso che possa far rialzare la squadra. Anche perché vedere delle nobili, tra virgolette, del campionato come Cuneo, Chieri ed Acqui annaspare nei meandri della classifica sicuramente è brutto vederle lì con delle potenzialità infinite, magari non orchestrate al meglio. Come dicevamo fuori onda, probabilmente questi campionati paga più un gruppo costruito senza magari delle star assolute, ma avendo un gruppo ben amalgamato, come appunto il Bra. Un Bra, per tornare proprio ai giallorossi, che domenica, sabato sempre, okay. Mi spostate la partita, mi mandate in confusione, mi fate andare fuori di melone. Che sabato affronterà il Sesto Levante ex capolista, battuta dall'Oltrepò Voghera nell'ultimo turno. Che partita ti aspetti? Perché io ho visto nell'infrasettimanale Cuneo Sesto Levante finita 2-0 per il Cuneo, però Sesto Levante di altissima qualità. Infatti mi aspetto una partita tosta, ma credo che fino adesso non c'è stata una partita dove siamo scesi in campo tranquilli e sereni, anche contro il Valle d'Aosta che sono ultimi, è stata una partita difficilissima, posso garantirlo. Sesto Levante magari ha qualcosa in più sotto il punto di vista della qualità e quindi bisogna scendere in campo con molta attenzione e appunto è un'altra prova importante per noi. Sì, ecco, forse potrebbe essere questa la prova del 9 definitiva, già contro la Pro Settimo era una gara fondamentale, però questa in casa con Sesto Levante potrebbe certificare le vostre ambizioni almeno di playoff. Poi lo sappiamo, mister Gardano è sempre sulla difensiva sotto questo punto di vista, giustamente, perché siamo ancora all'inizio del campionato, però facendo un risultato positivo con il Sesto Levante probabilmente date un segnale a tutte le altre che voi siete lì e volete rimanerci fino alla fine. Certo, potrebbe essere, però penso che il mister abbia anche ragione, alla fine è la 10ª partita, c'è ancora un mondo davanti secondo me, quindi bisogna mantenere bene i piedi saldi per terra e giocare con umiltà come stiamo facendo, lottando su tutti i palloni con determinazione. Penso che se quello viene messo in campo allora si può fare risultato anche sabato. Ultima domanda da parte mia: se tu avessi un gettone da scommettere, tra virgolette, gettone quindi non soldi, mi raccomando, su una possibile vincitrice di questo campionato, su chi la scommetteresti? Sono abbastanza superstizioso io, quindi toglierei la mia squadra di mezzo e la metterei sul Sesto Levante. Quindi implicitamente hai detto che scommetteresti sul Bra. Questo vogliamo dirlo. No. Sesto Levante, quindi. Sì. E quindi sarà un piacere, esatto, affrontarlo, certo, magari, batterlo magari. Ultima cosa invece da parte mia: siccome il Cuneo adesso affronterà la Pro Settimo in casa, ecco, un consiglio che potresti dare ai tuoi colleghi biancorossi su cosa puntare per battere questa squadra, visto che voi l'avete appena battuta, e cosa devono temere di questa formazione che comunque fino a domenica ha fatto un cammino di tutto rispetto ed è lì comunque poi. Ma credo che noi l'abbiamo messa in difficoltà quando abbiamo espresso un gioco abbastanza rapido, veloce, con giocate di prima, che
è una caratteristica che abbiamo ed è una cosa che appunto mette in difficoltà parecchie squadre. Beh, dici poco, sì, sì, sì. Il gioco di prima comunque... Può capitare che qualche azione viene, anche se... Ma appunto siamo in Serie D, quindi qualche limite ce l'abbiamo anche noi, però... Per quanto riguarda invece cosa deve temere, è una squadra che comunque corre fino al 90esimo, ha dimostrato domenica che non mollava mai, poi ha dei giocatori con, di tutto rispetto, quindi è una squadra molto temibile. Che c'è anche, l'ex Didua anche. Esatto, bravissimo. Occhio agli ex. Sì. E secondo me è un'altra squadra che potrebbe puntare a stare ai vertici della classifica. Quindi tu parlavi di... gioco di prima, direi che lo schema visto nel Cuneo, palla lunga per gli attaccanti, con il prossettimo probabilmente non funziona. Quello visto fino all'arrivo di Iacolino. Potrebbe non bastare. Diciamo così. Sì. E quindi vedremo, anche per il Cuneo sarà importante questa giornata, perché anche in questo caso bisogna dare dei segnali forti. Col Dertona c'è stato il gioco, è mancata la vittoria anche per un po' di sfortuna, però adesso bisogna fare i tre punti in casa, perché ricordiamo che la vittoria al Cuneo manca già da tre giornate, e se si vuole vincere il campionato, fermarsi per tre giornate o addirittura per più giornate è un po' eccessivo, quindi vedremo. In ogni caso noi seguiremo entrambe le partite con le consuete dirette testuali, per chi ovviamente non riesce ad andare né al Paschiero né all'Attilio Bravi. Ovviamente vi invitiamo, invitiamo ad affollare entrambi gli stadi, perché queste due squadre hanno bisogno di tanto pubblico. Dicevi comunque che l'Attilio Bravi è sempre bello pienotto. Sì, sì, lo vedo bello carico il tifo quest'anno. Vedo che domenica dopo domenica si riempie sempre qualche persona in più, quindi... Tornato un po' di entusiasmo. Sì, 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 secondo me sì. I front sono sempre lì. Ci sono sempre. Perfetto, bon, questo è anche importante. Ci danno una mano, una grossa mano. Importante, perché questo è un fattore che è mancato l'anno scorso anche in Lega, però purtroppo il Bravi, certo, non è riuscito a giocare per metà campionato a Bra, e questo sicuramente ha anche pesato al di là di quelli che potevano essere i limiti tecnici. Allora, noi ovviamente ti ringraziamo per essere stato qui con noi, ripetiamo appuntamento per sabato sia per Cuneo e per il Bra. Noi seguiremo in diretta testuale entrambe le partite, e adesso vi rimandiamo al secondo blocco di questa nona puntata di Un Caffè Fuori Campo, nel quale parleremo di eccellenza e di bene Narzole.